62 indagati, 54 imprese coinvolte, 91 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti emesse ed annotate, eseguito un decreto di sequestro per 20 milioni di euro. Militari del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Teramo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziaria, bene mobili ed immobili, per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro nei confronti di due amministratori di una società operante nel settore del commercio di carburanti, avente sede nel Teramano e con 9 distributori nelle province di Teramo, Ascoli Piceno e Fermo. Contestati ai 62 indagati i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta. La complessa attività illecita viene denominata frode carosello. Il prodotto petrolifero veniva ceduto a società cosiddette cartiere che avevano il solo compito di produrre documentazione fiscale fittizia da inviare alla società acquirente della merce. Le 54 imprese cartiere identificate nel corso delle attività investigative erano risultate già coinvolte in analoghe indagini, per essere anche evasori totali.